Attenzione, attenzione, c'è davvero, attenzione. Mamma mia, è insopportabile. Guardalo qua, con il limite a 50, piazzato qua sulla statale, neanche un'intersezione con altre strade, i binari del treno, e si va a far cassa. Vuoi dirlo tu in questo momento esatto? Allora, lo scopo di questa tortura è che faremo una sorpresa ai miei genitori, che non li vediamo da credo febbraio o gennaio, pizzata a Como. Ecco, gennaio, non vediamo i miei da gennaio. Loro abitano a Scansano, che è in provincia di Grosseto, e quindi nulla, ecco, lo scopo di questa tortura è andare a trovare loro, visto che non, stupidamente non volevamo farci soltanto 5 ore e mezza in macchina e andare fino là. No, noi abbiamo deciso di fare questo bellissimo itinerario in mezzo a queste colline toscane che fino adesso, cioè, non ci hanno dato grandi emozioni, però speriamo poi che qualcosa arriverà, speriamo che qualcosa non arriverà a casa. Sì, che non arriverà a casa, cioè invece una multa. Esatto. Non sono io, eh. Bene a dirmelo, perché mi sarei confuso vedendoti passare. Oh, andiamo verso il passo del Cerreto. Bene. Chiamato anche Cerreto Laghi. Bene, si spera che qua gli autovelox non ce ne siano. Questo io non lo so, questo non l'ho mai fatto. E ti dirò di più, accenderei anche la GoPro davanti. Guarda là che belle montagne però. Oh wow, una montagna dopo ore di pianura. Accendi la GoPro. Avvicinati che le sincronizziamo. Perfettico. Comunque voglio lanciarti una sfida. Quando arriviamo, mi tolgo le mutande e te le faccio annusare. Ma che sfida è? Se riesci a farlo senza svenire, hai vinto. Ah, wow. Oh, è una sfida solo per stomaci forti, E niente, c'è ancora una statale. E tra l'altro di là è tutto nuvoloso. Però mancano solo 32 km alla cima del passo. Cazzo, speriamo che non sia tutta statale. Io praticamente sto facendo come Spider-Man, ho attivato i sensi di ragno per captare gli autovelox. Era così bello una volta che al massimo c'era il posto di controllo con la pattuglia. E poi ti dice, ti ho sentito che arrivavi da 2 km, però adesso invece ti mandano la foto a casa. Saluti da Pontremoli, cartolina. È la cartolina più cara che c'è al supermercato. Che odore pungente. Wow, che paesi un po' tristi. Mamma mia. Hai visto io dove ti ho portato a abitare? Sopra le colline di Como. Flashback. Luna Colombo, cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo comprato dei vasi di fiori. Abbiamo comprato dei vasi, delle fioriere e dei fiori, e li abbiamo anche travasati. Guarda qua. Che bel lavoro. Hanno dei nomi impronunciabili, quindi non sappiamo ripeterli, a parte queste che sono margherite. Belle, tutte di colori diversi. Così almeno da dentro c'è un po' di vista su fioritura. Comunque guarda, fiori con lo sfondo di Como là dietro. Anche le vespe ci sono. E vabbè, le vespe siamo nella natura. Normale che ci siano. End of flashback. Sono nata lì io, Ciccio. No, te sei nata a Erba, che è Como, ma è più Lecco. Poi nata, dopo ti hanno deportata a Milano. E vabbè. Ci
sono quei 35 gradi. Mamma mia, si schiatta. Puoi ben dirlo. Mai quanto i 48 dalla Sardegna. Flashback. Fans, la situazione oggi è la seguente. Davano 44 gradi di massima e quando l'abbiamo visto abbiamo detto, boh, cioè, mi sembra strano, anche perché appena siamo arrivati in spiaggia in realtà non è che facesse freddo, però non faceva neanche proprio caldo caldo. Morale, nel giro di due ore è arrivato un vento bollente, ma bollente che così caldo dove l'abbiamo solo sentito? In Egitto. Cioè, ma dove di preciso? Nel deserto. Quando siamo andati con il quadro del deserto a Marsalam abbiamo sentito questo caldo qua. Cioè, qua in Sardegna non l'avevo mai sentito. E poi dicono che il cambiamento climatico è un'invenzione. No, no, che sì, invenzione. Sì. No, veramente, cioè, non si sta bene solo in acqua. Sì. End of flashback. Ma pensa a 48 in giro in moto. Cioè, ti ricoveravano. Ma ovvio, cioè, stavo morendo lì sulla spiaggia. Dentro nell'acqua, no, cioè, dentro nell'acqua faceva, cioè, bruciavano gli occhi dentro nel mare, tanto era caldo il vento. Allora, praticamente lì avanti dobbiamo girare a sinistra, che però penso sia l'unica strada perché giriamo tutte a sinistra là in fondo. Sempre 50, sempre statale. Spegni la GoPro, va, che l'abbiamo accesa per niente. Mamma mia. Che c'ho il culo devastato. Questa cosa potremmo fare? Il bagno in un fiume. No, andare a prendere l'autostrada più vicina. Non ci sono autostrade. Beh, quella più vicina. E a Livorno, tu hai, ti fai tutta autostrada. Ma inizierà le colline, eh. Devo solo far respirare un po' le chiappe perché... Figa, c'ho gli incandescenti. Però guarda che bel paesaggio là davanti. Sì, almeno ci sono due sassi. 50. Dai, qua non ci sono i pali, accelera. In Svizzera sarebbe stato tutto 80. Equiterme. Oh, wow. Salve. Salve. Siamo a Rometta, una Roma in miniatura. Salve. Salve. Attenzione, attenzione, c'è davvero, attenzione. Mamma mia, è insopportabile. Guardalo qua, con il limite a 50, piazzato qua sulla statale, neanche un'intersezione con altre strade, i binari del treno, e si va a far cassa. Comunque vanno tutti piano, il che mi fa presagire che ce ne sarà un altro. Salve, salve, salve. Basta, che palle. Vedi, quando voti a sinistra succede questo. È una tortura. Puoi ben dirlo. Dove dobbiamo andare noi? In su, immagino. No. Oh. Ma ci siamo liberati delle macchine. Qua 60. Meno male. Beh, almeno vai 60, 62. Sono 65. Io sto andando 54, come possibile? Oh, 60. Non ci sono pali. Non è rotto il cazzo, non ci sono pali. Vai davanti tu o prendi tutte le multe che vuoi. Oppure stai dietro e non rompere il cazzo. Cioè, se fossi tranquillo andrei più forte, Cioè, non è che mi diverto andare a 50 all'ora. E qua ci sono delle telecamere, non si sa cosa sono. Che magari da qua inizia le curve, magari. Mi accenda la GoPro, per favore. E poi si avvicini che devo sincronizzarle. Vai, suona! Oh, senti che è anche un po' più fresco. Lo senti? Sì, lo sento! Comunque nei video chiedono come fai a star con me. La domanda vera è come faccio a star con te, che sei insopportabile. E questa è la domanda che nessuno fa, ma che dovrebbero fare. Io sono insopportabile per un giusto motivo.
Va bene, ma non è colpa mia. Anzi, per tanti giusti motivi. Vabbè, cazzo vuol dire? Non è che allora se non è colpa tua, allora devo essere... Non è che se sei antipatica con me cambia la situazione. Cioè, l'unico effetto che ottieni è che fai incazzare anche me a comportarti così. Comunque Luna dice, non c'è nessuno in strada, per forza. Era lunedì e c'erano tutti con le gambe sotto al tavolo. Beati loro. E invece noi mangeremo una barretta e un pacchetto di cracker. Io neanche quelli, perché mi devo togliere l'apparecchio. Sennò... vabbè, ti porto cena stasera. Dai. Grazie. Okay. Pago io. Grazie. No, non è vero, era una domanda, pago io. Ok.